se non ha come. Se esplode quella bomba, metti fine a tanto amore. E una madre che piange mentre abbraccia il suo bambino. E dimmi chi saresti per tracciare il suo destino. La guerra non ha senso, non capisce se è fallito. E quando tutto il mondo ti si rivolta contro, perché crede nella vita e nel senso di ogni giorno. Se tu che stai perdendo non te ne rendi conto, ogni cuore grida forte per chi ora è sotto attacco, per chi fugge, per chi spera, per chi non ce l'ha fatta. Fanculo alle ragioni, ciò che conta è dire basta. Perché adesso non so dove andare, perché adesso dedico le mie parole, perché la vita è più importante di qualsiasi altra ragione. Nello sguardo di chi ha perso tutto e di chi spera di vivere un altro giorno, e di chi adesso grida basta e basta, grida forte nuovo. Grazie in particolare ai ragazzi, perché ovviamente sono il nostro faro illuminante in questo momento di confusione della nostra società, in questo momento di evoluzione mondiale. Ovviamente il pilastro dei nostri valori identitari riportati in Costituzione sono quelli appunto di pace e di ripudiare la guerra. Quindi questo memorandum che ci fanno stamattina i ragazzi serve nello sprone dell'impegno di tutti quanti noi tutti i giorni. Oggi stiamo dicendo un no deciso alla guerra e ai conflitti, perché i bambini dobbiamo far sentire la nostra voce, e quando i bambini di questa età lo fanno con gesti concreti, il messaggio arriva più forte ed incisivo. Maria Montessori ci diceva una cosa che a distanza di veramente di tanti anni rimane valida, e dice: forse non possiamo impedire la guerra, ma noi possiamo educare le coscienze. Si educano le coscienze quando i nostri figli non devono essere educati alla competizione, perché finché li educheremo alla competizione, la competizione porta il dissidio. Tra il dissidio, il conflitto e la guerra il passo è veramente breve. Credo che veramente il cuore e l'amore possa aiutarci a risolvere quanto prima questo conflitto. Quindi immagina se il paradiso non esistesse, e poi
verso un inferno. Solo il cielo su noi. Immagina la gente vivere senza pensieri. Immagina senza nazioni.